città, che è arrivato al suo romanzo numero 16, che vede come protagonista il commissario Cataldo. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Allora, è uscito oggi appunto il suo ultimo libro, Una tranquilla disperazione di Luigi Guicciardi, che potete già trovare in libreria. E qui, questa volta, dalla mente del nostro giallista modenese, non è uscito un solo omicidio, ma ne sono usciti vari. Com'è che ha pensato a questa molteplicità di omicidi? Ma ogni trama nasce in maniera diversa rispetto alle altre e stavolta chiaramente ho tenuto presente il fatto che non si può imperniare una storia su un omicidio solo, perché a poco poi la carica, diciamo, emotiva, la carica di suspense, di thrilling viene svanendo e in realtà tutto nasce da un mistero del passato che però viene, come dire, incrementato da una serie di delitti, perché sappiamo che quando l'assassino sente il fiato sul collo dell'indagatore, riprende a uccidere per allontanarsi sempre di più da quella che è la giusta punizione. Questa volta siamo tra Campo Gagliano e Modena. Sì. C'è qualche luogo che l'ha ispirata o qualche evento realmente accaduto che l'ha ispirata per questo romanzo? Ma stavolta è stato un vecchio fatto di cronaca di tanto, tanto tempo fa che mi ha ispirato. E naturalmente Campo Gagliano tanti anni fa, 14 anni fa, si chiamava Mercatone Mezzeta, adesso si chiama Conforama e di conseguenza tutto cambia, tutto si evolve. Se posso, diciamo, dire in breve una cosa è che c'è un personaggio nuovo in questo romanzo, è una sovrintendente di polizia, si chiama Lea Ghedini, di 34 anni, bionda, attraente, che viene trasferita a Modena dopo 14 anni di lontananza a Milano alla questura della sua città. Dopo poco che lei è a Modena, la madre muore all'improvviso, potrebbe essere un infarto, almeno così pare, ma lei dubita, anche perché dopo pochi giorni riprendono, cominciano anzi a morire, tante persone che come la madre erano collegate a un vecchio fatto di cronaca, appunto nato, partito a Campo Gagliano 14 anni fa. Quindi il mistero si infittisce e appare chiaro che non si tratta probabilmente più di coincidenze. Non sono coincidenze, il nostro commissario Cataldo è sempre pronto. Com'è che ce lo dobbiamo aspettare in questa 16ª parte? Ma naturalmente ogni romanzo che esce uno all'anno in media, corrisponde a un anno di vita del protagonista, quindi lui è invecchiato di un anno, no? E dopo la precedente indagine in cui era stato ferito gravemente, la passava in convalescenza a Sara Mazzoni e indagava quindi solo perché invitato in maniera ufficiosa dal comandante dei carabinieri di Sarra, adesso lui è ritornato a lavorare a tempo pieno, è chiaramente in forma, è più esperto. E però è incupito, diciamo così, da una pena segreta che riguarda la sua vita, che è, come sanno i lettori, la separazione dalla moglie e l'allontanamento dai figli. Quindi è più saggio, diciamo, in un certo senso. Ci sono tutti gli elementi per un ottimo intreccio. In quali librerie possiamo trovare il suo libro? Dunque, per ora si trova alla UBIC in Via dei Tintori, angolo Canalino, si trova anche al Cercalibro di Viale Medaglie d'Oro. A breve arriverà anche alla Feltrinelli e alla Mondadori presso il Cinema Victoria.